Senatrice Lezzi, lei nella breve anteprima ha detto la busta arancione è una bugia. Perché? Sicuramente l'intento di Boeri era giusto, quello di informare i cittadini, però lui giustamente si è affidato alle proiezioni che fa il governo sulla crescita all'1,5. Ma noi sappiamo che le stime del governo, questo ancora di più, sono sempre sbagliate. Per cui se noi non avremo una crescita dell'1,5, quel signore, quando arriverà nel 2045, non prenderà neanche quei 1.500 euro lordi. Quindi percepirà ancora meno. Ecco perché si fonda già su una bugia, che non attiene a Boeri, ma attiene alle stime del governo e alle promesse del governo. Oltre a tutto questo, io mentre ascoltavo questo servizio mi sono venuti in mente quei 900.000 giovani che volevano partecipare a Garanzia Giovani di Poletti. Allora, se noi guardiamo gli ultimi dati, di questi soltanto un terzo ha ricevuto un contatto, ha avuto un colloquio e solo il 10% un contrattino, perché di contrattini si parla che poco di formazione hanno e per questo noi abbiamo speso la bellezza di 1,5 miliardi, eh? Cioè non è che tutte queste operazioni sbagliate, così come è stata sbagliata la decontribuzione, non hanno un 1,5 miliardi costo per che cosa? per Garanzia Giovani. Ho capito, dico, ma per 30, l'ha detto il 10 per c'è il 30 Allora, per dei 927, 900.000 quindi richieste, circa 30.000 persone, beh, ragazzi, 30.000 su persone ci costano 1,5 miliardi, 30.000 persone ci certo, costano 1,5 miliardi. su 900.000 richieste, erano 1,5 miliardi per 30.000 contratti che purtroppo, tra l'altro, poco hanno a che fare con l'apprendistato. Perché se si va poi a spulciare anche il tipo di contratto, purtroppo c'è da Andiamo avere con anche ordine, questo no? A partire dalle dubbio. pensioni. No, ma intanto questa storia che 30.000 contrattini sarebbero costati 1,5 miliardi, mi pare un po'. Conto sono le risorse che vengono stanziate e poi le risorse che vengono utilizzate. Ci sono alcuni strumenti che hanno un utilizzo maggiore, altri che incontrano un minor favore, ma io credo che sia fondamentale da parte del governo agire in modo importante proprio sul fronte, della decontribuzione, quindi dell'abbattimento del costo del lavoro, naturalmente con misure che se hanno la natura di incentivo devono essere temporanee, ma che poi dovranno comunque essere sostituite da altre misure più strutturali che continuano ad avere l'obiettivo di rendere il costo del lavoro a tempo indeterminato meno caro di quello a tempo determinato, altrimenti è così che nasce la precarietà. Francamente, tutti i soldi spesi in questa direzione sono soldi fondamentali da mettere e molto più importanti metterli lì che su altri versanti, o altrimenti diciamolo che non ci interessa invece promuovere il lavoro, promuovere il lavoro stabile, insomma, dobbiamo anche metterci Però le voglio fare d'accordo. una domanda senza intento polemico, perché lei ha appena detto che dobbiamo andare verso delle leggi strutturali. Ebbene, quando voi avete fatto la decontribuzione, che ci costa la bellezza di 12 miliardi di euro, non sono mica bruscolini, e tra le altre cose dobbiamo anche dire che dal momento che voi avete favorito le trasformazioni, abbiamo avuto questo buco nell'INPS, perché a fronte di una persona che lavorava, abbiamo avuto la stessa persona che con la decontribuzione, perché abbiamo solo trasformato il contratto di lavoro, per 3 anni non pagherà i contributi, questo anche bisogna dirlo. Ecco, a fronte di tutto questo, noi prima avevamo una legge strutturale che c'era dal 1990, era la legge numero 407. Questa andava a decontribuire le nuove assunzioni, quindi l'incremento di posti di lavoro. Sempre per 3 anni, per i nuovi assunti, i disoccupati di lunga data, chi era disoccupato da 2 anni, e agevolava al 100% tutte le imprese artigiane su tutto il territorio nazionale, il 100% al sud e il 50% al nord. Se avevate questi 12 miliardi di euro, perché non potenziare una legge strutturale e invece fare lo spot della decontribuzione per poi dire che si farà una legge strutturale quando già c'era? Questa è una domanda che io mi pongo e pongo al governo dal momento in cui a fronte della decontribuzione ho letto l'ultimo paragrafetto, l'ultimo rigo che diceva è abrogata la legge 407 del 1990 che era, ripeto, essendoci dal 1990, strutturale. Ed un'altra domanda. Se a fronte dei 900.000, 30.000, ma lei mi dice che c'è un residuo di questo 1,5 miliardi, non l'avete speso tutto, quanto è rimasto e perché non l'avete speso a fronte dei 900.000 giovani che hanno fatto richiesta di accesso a Garanzia Giovani? Perché a questo punto questi soldi sono scomparsi, dove stanno? Se non sono stati utilizzati, devono essere utilizzati, perché ci sono 900.000 giovani che volevano accedere al programma. Allora, perché non li avete utilizzati? I fondi. Guardi, io adesso può darsi che abbia sbagliato i conti, sto facendo proprio due conti qua.
Un miliardo e mezzo per 30.000 persone significa che ci sarebbe, ciascuno di queste 30.000 persone percepirebbe o costerebbe 50.000 euro l'anno, che non è realistico evidentemente, quindi non saranno stati spesi. Quindi c'è un residuo, dove sono? Dov'è il residuo di questo miliardo e mezzo? Ci sono, questi sono soldi europei, Quando i fondi vengono stanziati, ciò che non viene speso permane sui fondi, naturalmente con dei vincoli di destinazione. La ragione nel quale c'è un dialogo con il sindacato, io credo che il sindacato ha una grande sfida. Se ma il sindacato anche deve decidere. Questi sono usuranti, questi non sono usuranti. E resistere alle pressioni. È proprio questa la sfida. Ripeto, il sindacato io capisco che un bambino possa dire... far impazzire una mamma e una maestra, ma se la maestra asilo fa un lavoro usurante, abbiamo chiuso. Che il coraggio di selezionare il sindacato. Di esattamente. Ma io, contrariamente a quello che si sta dicendo, avrei voluto che il governo si occupasse di pensioni come aveva promesso prima. Aveva promesso di dare gli 80 euro ai pensionati, aveva promesso di alzare promesso, la pensione. Ha fatto una valutazione. L'aveva promesso. Aveva promesso che gli 80 euro, perché la Costituzione imporrebbe che si dessero in realtà, e aveva anche promesso che avrebbe alzato le pensioni minime. Qui si sta parlando del nulla, ma secondo voi veramente chi percepisce meno di 1.000 euro al mese può permettersi di perdere uno stipendio all'anno? Ma cioè, questo significa essere scollati, scollegati dalla realtà. Con meno di 1.000 euro al mese non si riesce neanche a pagare l'affitto, a fare le bollette. È notizia di oggi ed è notizia di ogni anno ormai che le bollette non pagate aumentano sempre, cioè negli ultimi 4 anni sono aumentate del 40%, e noi stiamo ragionando sul fatto che chi va a prendere 800-900 euro possa rinunciare ad un anno, ad un mese di stipendio. Cioè è una cosa folle. Questo è come fare uno spot, una propaganda inutile. È come dire il governo si sta occupando delle pensioni, il governo si sta occupando della decontribuzione, quando invece in realtà ha piegato imprese e lavoratori per l'ennesima volta. Quando dice che ha diminuito le tasse con l'IRAP, ma chi ha fatto del bene? Allora, se io tolgo la componente lavoro dal calcolo dell'IRAP, sto agevolando poi le grandi imprese, anche alla riduzione delle tasse. È quello. Non mi apre, per favore, altri fronti. Cioè, in sostanza, chiudo, dottor Velpo, la differenza, cioè, non è sul regime di penalizzazione. Il prestito, rispetto alle altre proposte con delle penalizzazioni, non crea delle differenze al pensionato. Certo, le differenze si creano se invece ragioniamo di anticipazioni senza alcun tipo di penalità. Per ora, allora lì non parliamo neanche di 5-7 miliardi, parliamo ancora di cifre maggiori. E ribadisco quello che dicevo prima, noi dobbiamo guardare l'interesse di tutti, purtroppo. Su questo anche voi siete d'accordo? Guardi, io non posso dire di essere d'accordo su nessuna slide di Renzi. Perché le slide per di Renzi appena Renzi comincia a proiettare, lei cambia canale. La mia esperienza, in questi 2 anni e mezzo mi dice che le sue slide sono come un uovo di Pasqua. Vabbè, dentro c'è sempre la disgrazia. No, c'è sempre. Qua lui parla di gufi, di cose, però lui è il primo. Vabbè, andiamo nel merito, sempre, nel merito. Quindi nel merito, quando poi, io leggo poi ha ragione proposta, lui quando dice che voi non vi sta bene niente. No, io ho precisato. Guardi, di quello che fa Renzi a me non sta bene niente, perché comunque capito. Ha fatto sempre ma adesso, male. Di questa ha agevolato storia prestito, grandi imprese, ha agevolato i ricchi, i banchieri, i petrolieri a me non sta bene. Benissimo. Questo è poco ma è sicuro. È un peccatore seriale. È un peccatore seriale, è un bugiardo, è un uomo estremamente spietato. Ed è cattivo perché... perché parlare... Allora, professore, le nostre proposte sono tutte depositate in Parlamento, dovrebbe informarsi. Adesso stiamo ragionando. Allora, se le vuole io gliele nucleo prima all'ultima. A me interessa. Gliele faccio tutte dalla prima all'ultima, perché è ridondante e purtroppo è anche piuttosto mediocre sentirsi dire sempre le sue proposte, perché stanno lì pubblicate dappertutto. Senatrice, allora io dico questo. Capire, la storia del io prestito, dico spietato, la comincio, perché la comincio. Quando si parla della vita delle persone, dei soldi delle persone, di come devono tirare a campare, si deve essere onesti intellettualmente, almeno da questo punto di vista. Per cui io ribadisco quello che ho detto, ci vuole spietatezza per parlare come fa lui. Detto questo, se la flessibilità ci sarà con una penalità non eccessiva, perché se io do una penalità che è di anno in anno è dell'8-9% è un problema di costi, questo è chiaro. Noi invece facciamo anche delle categorie, come prima si diceva, i lavori usuranti, allora è vero, poi tutti diventano usuranti. Ci vuole il coraggio a questo punto, no? Di definire quali sono i lavori veramente usuranti. Io quando vado a mangiare in pizzeria e c'è il pizzaiolo che ha 64 anni e dice sono qui da quasi 40 anni vicino a un forno a 100 gradi, e mi rendo conto che questo non può essere più possibile. Certo. Chi chiaramente si fa un lavoro d'ufficio o l'insegnante può invece concedere un pochino di più alla società. Allora qua ci vuole il buon senso, e allora però si non può mi ha fare. Detto cosa pensa di questi
Ma cioè, io posso fare notizia, un esempio sui 190? Allora io devo dire, no, allora portate, io devo dire, devo dare un parere su un esempio che ha fatto Zanetti dicendo anziché 100 prendo 90, allora anziché 100 prendo 90 mi può andare anche bene. Però stiamo parlando del nulla, ma di questo ve ne state rendendo conto? Allora poi facciamo i professori, stiamo parlando del 100 e quindi del 90. Quando, però è una notizia questa. È una notizia, cioè lei è d'accordo con l'APE? Guardi che è importante che ci sia il vostro consenso anche per i nati nel 52, ma guardi, perché parliamo di una categoria. Ma guardi che nel Movimento 5 Stelle è importantissimo anche che siate d'accordo a cercare, no, guardi, di apprezzamento atteggiamento dell'APE. Lei non conosce il Movimento 5 Stelle, professore, no, ed è molto grave, ma da io parte sono sua. Ma perché, scusi? È molto grave, voi non perché siete se a favore lei parla del pensionamento anticipato dei lavoratori 5... nati nel allora, 52? Mi faccio parlare, se lei parla del Movimento 5 Stelle senza conoscerlo, ma è importante per i nati nel 52. A mio avviso denota una saccenza che anche preoccupante. Allora io le sto dicendo, no, cioè, cerchiamo di capire, le persone che nascono nel 52, l'ho appena detto, difficile. Abbiamo fatto una battaglia in Parlamento perché almeno fossero dati gli 80 euro come a tutti gli altri, anche ai pensionati, agli incapienti, a chi prende la pensione minima, come sarebbe a dire che noi non pensiamo ai pensionati. Nel reddito di cittadinanza c'è anche il criterio della pensione minima. È d'accordo su una, certo, su una penalità ragionevole, certo, ragionevole, che siamo, perfetto, perché per noi l'età per la cui si va... La premessa era un filino conflittuale, certo, ma la conclusione... Ma no, è ma, certo, è certo. Importante. Ma guardi che noi siamo per l'abolizione della legge Fornero. Noi abbiamo fatto diverse proposte... Allora, scusi Zanetti, noi abbiamo fatto diverse proposte che vanno nella direzione di smussare, perlomeno smussare, tutte le distorsioni, che dicevamo tutte prima, le distorsioni della legge Fornero. Sì, cioè, abbiamo depositato centinaia di proposte che, se almeno fossero state prese leggermente in considerazione, studiate, valutate. Perché molto spesso su tanti argomenti, guardi Vespa, io questo lo voglio dire, su moltissimi argomenti che vanno dal petrolio alle piccole imprese, alle banche, a favore Banca Italia, ci sono stimatissimi professori che dopo anni dicono che effettivamente avevano ragione. Allora, ed è troppo comodo dirlo dopo. Gli ultimi 7 minuti. Scusi Vespa, ma... Quali consumi ha portato? Io quasi ho paura di dire, no, sono d'accordo, perché dovrei dirle, lei naturalmente non è d'accordo. Guardate, a me sembra, se non fosse che davvero parliamo della vita delle persone, ma gli 80 euro hanno portato consumi Vespa? Mi pare di no. Beh, allora, ho capito, però la gente non è che l'ha bruciata come una sigaretta, le ha utilizzate in qualche modo, dai, sì, per pagare una bolletta. Sì, hanno pagato delle tasse che sono aumentate, si sono aumentate, allora la TASI, ancora quest'anno pagheremo 5 miliardi in più, perché il blocco vale dal 2016, per il 2015, adesso stiamo pagando 5 miliardi in più. E lo vedono dalle addizionali IRPEF che ci sono per gli enti locali. E non me li sono sognati questi numeri. Oltre questo, io voglio dire una cosa. Un paese civile che vede il tasso di povertà aumentare di anno in anno può pensare ai redditi da 30 a 60 mila euro? Santo cielo, e non occuparsi degli incapienti e quelli che stanno sotto. Noi stiamo investendo di nuovo, ci siamo incrociati già con i 10 miliardi degli 80 euro. Li facciamo per la stessa categoria, per la stessa identica categoria, per altri 9 miliardi. E poi quando il Movimento 5 Stelle parla di reddito di cittadinanza, i soldi non ci sono. Allora, quando il professore parlava di un altro tipo di lavoro, io questo mi sfogo, cioè veramente mi sgolo dappertutto a dirlo. Se noi guardiamo e abbiamo consapevolezza che davvero il lavoro sta cambiando, ce ne sarà sempre di meno manuale e più fatto dalla alta tecnologia, dobbiamo considerare il fatto che anche un sistema di welfare deve cambiare, come nel resto del mondo lo stanno capendo. Mi sembra veramente osceno andare a pensare ai redditi da 30 a 60 mila euro. Da 21 miliardi, perché allora pagano già il 27%. Con il massimo rispetto per gli ultimi, quali molte iniziative abbiamo dedicato, io credo che sia anche arrivata l'ora in questo paese dei penultimi, il ceto medio italiano sempre lasciato in fondo. No, non è vero, il ceto medio italiano, poi bisogna vedere i 60.000 euro per meno del ceto medio. Una posizione diversa, tra i 15.000 e i 75.000 euro. Adesso quanto pagano di tasse? No, infatti loro già ci stanno. Che percentuale pagano di tasse adesso? 15.000 euro? Bello di avere due posizioni. Glielo dica a Vespa che pagano già il 27%, chi percepisce 15.000. Da 28.000 euro l'aliquota è il 27%, ma ci sono le detrazioni che diminuiscono significativamente
niente per i 15-28 mila euro. Non stiamo facendo niente. È una questione di scusi, è una questione di scelta. Poi quelli che hanno il 23 mi scusi, dottoressa. Mi scusi, chiuda per favore, perché veramente tanto. I capienti sono sempre fuori. Stiamo pensando prima agli altri, gli incapienti rimangono sempre fuori. Martone, secondo me è l'ora del ceto medio. Siamo, il nostro paese è di fronte a sfide talmente radicali, il mondo del lavoro sta cambiando così velocemente, la nostra demografia, il nostro paese, la composizione delle nostre famiglie è così cambiata che solamente se anche il Movimento 5 Stelle, che è uno dei più importanti partiti italiani, comincerà a decidere, a assumersi le responsabilità, a fare politica, riusciremo a risolvere i problemi che abbiamo di fronte. Mi ha annoiato che fanno questa storia, professore, non dice niente. Ma come allora, no? Mi scusi, ma lei che cosa dice? Lei non lo deve. Ma lei non ho detto delle cose. Ma io non la devo divertire. Guardi, che non stiamo parlando, della vita degli italiani. Io ho detto non si tratta di farla divertire. Lei è in Parlamento e lei che si deve assumere responsabilità. La nostra scelta è assumersi responsabilità. O no dell'APE per mandare in pensione prima i nati nel 52? Sì o no? Lei è l'onorevole. Sì o no? Ha detto di sì, ha detto di sì. Ha detto di sì, ma io non lo so, ha detto di sì, ha detto di sì. Cioè, allora, distratto proprio. Allora, è distratto. Sta parlando di altro. Lei sa bene questa cosa? Ma davvero? La proposta Renzi, la proposta Zanetti, quale le piace? Se sta proposta è per il 17 o il 18, perché a seconda del momento si propone di fare il tutto nel 18, a seconda del momento ci viene detto forse anticipiamo al 17. Allora, già quella di Renzi che viene costosa, quello che per me è per il 17. Non esiste la mia, la sua, la la proposta del governo qual è? Non è del governo, quella di Renzi, però la cosa che per me è davvero da rivedere nella sua proposta è che noi portando tutti al 27%, addirittura quelli fino a 15.000 euro, che oggi sono al 23%, in questa proposta. Posso dire una cosa rapidissima? Io sarei per la semplificazione totale. Abbassiamo di 4-5 punti le tasse a tutti. Allora in modo progressivo così com'è. Ed ecco in il 5 Stelle modo che ci piace. Prima faceva le scelte, no, Zanetti, era un po' spiazzato. Guardi Zanetti, che noi questa l'abbiamo anche depositata in Parlamento. È un'idea fantastica, cioè, mi piace, forse, per tutti. Forse non è chiaro, invece di arrampicarci. Ho capito, quanto costa? Allora, mi scusi, senza arrampicarci intorno a tutto questo, allora noi dovremmo diminuire. Non mi interessa quanto costa, sa perché? Perché io le metto adesso qua. Non ho un attimo, nero su bianco, che il mancato introito, e io se lo facciamo in questo modo sono certa che non sarà un mancato introito, ma si allargherà la base imponibile, aumenteranno davvero quei consumi, davvero, e il gettito sarà anche superiore, perché molto spesso quando si sono fatte operazioni di questo genere, come gli 80 euro, purtroppo non si sono avuti l'aumento di consumi né di gettito. Allora, questa è una novità relativa, perché tutte e quattro le banche, almeno a sentire i risparmiatori, quindi anche Chieti, Ferrara e l'altra che adesso non ricordo, lamentavano appunto di non essere stati informati sostanzialmente dei rischi reali. Quindi quello che è successo in Banca Etruria è successo, e Banca Marche è successo anche nelle altre banche. Quindi adesso bisognerà vedere, voi date, siccome sta il padre della Boschi, voi date un giudizio politico prescindendo, mi pare, dai contenuti, insomma. No, io non prescindo dai contenuti, No, assolutamente, non si prescinde qui dai contenuti. Qui l'agenzia Fitch nel 2012 abbassa il rating della banca. Dice questa banca sostanzialmente non va più bene, non lavora bene. Là ci sono anche delle indagini, perché ci sono circa 15 milioni di fatture false. Poi noi diamo il giudizio politico, perché comunque Boschi sta lì dal 2008, Non è che sta lì soltanto il vicepresidente, però soltanto l'ultimo periodo. Però sta nel consiglio di amministrazione già dal 2008. Io do poi un giudizio di nuovo tecnico, dicevo Fitch abbassa il rating, e lì nei bilanci lo scrive la banca, che adesso non si rivolgerà più agli investitori istituzionali, quelli in grado di capire, consapevoli, ma scrive proprio questo termine, granularizzare le vendite. Cioè questo noi l'abbiamo detto subito, io l'ho detto immediatamente, perché io sono andata a leggermi proprio le relazioni al bilancio e c'è scritto questo. Cioè la banca l'ha scritto nei bilanci. Loro l'hanno scritto nei bilanci, per quanto mi riguarda, infatti io dico... Quindi paradossalmente era una cosa trasparente. È una cosa, allora io dico, la Consob cosa ha fatto? Lo sapeva, sapeva perfettamente quello che andava a fare. La cosa, il giudizio politico che io do a Vespa è sull'indecenza anche qui, sia del Premier che della Boschi, che dicono che queste persone, risparmiatori, i pensionati, hanno voluto rischiare.
No, e hanno preso dei rendimenti più alti. Detto. No, questo non l'ha detto. L'ha detto Boschi, la Boschi da Gruber, no, e l'ha detto il Premier l'altro giorno ad RTL, si vada a riascoltare la registrazione. Dice testualmente che queste persone hanno voluto rischiare e quindi sono un po' fatti loro. E lui è così buono che cerca di aiutarli. Qui no, loro non volevano per niente rischiare. Ricordiamo che quando loro vendono quelle obbligazioni subordinati senza informare, danno il 3,50 di rendimenti, quando il BTP stava al 4,13. Quando le altre banche lo vendevano quasi con un rendimento di quasi del 7%, sono stati ingannati più di una volta e c'è una persona che si è suicidata. No, quello altro si è suicidato, lei sa bene che non è chiaro. Lo ha detto alla Gruber e lo ha detto a RTL l'altro giorno. Il suicidio di quella persona. Quindi sarebbe il caso che se andassero a riascoltare queste registrazioni e si chiamassero qui Renzi e Boschi, che parlassero con me e vediamo se hanno da chiarire. Prego. Guardi, io ieri non sono andato a Milano ad ascoltare la Consob, ieri ero ad Arezzo a un incontro tonico ma importante e corretto con i risparmiatori di Banca Etruria ed ero lì mentre questa notizia veniva rilanciata dalle agenzie. Come ho detto a loro, innanzitutto è la prova più evidente della grandissima serie di falsità che sono state raccontate su scudi e protezioni che noi avremmo messo. Gli inquirenti stanno indagando a fondo e possono fare tutte le azioni di responsabilità, avvisi di garanzia, tutto quello che vogliono e che ritengono lo possono fare e lo stanno facendo dove trovano i presupposti. Questo tipo di evento sicuramente rafforza la probabilità per tutti i risparmiatori di essere risarciti, perché aumenta evidentemente la situazione di non adeguata informazione o addirittura di truffa, e non a caso noi col decreto abbiamo tolto il tetto massimo ai risarcimenti, quindi tutti quelli che sono stati truffati potranno riavere indietro i soldi, perché se uno non è truffato i soldi, però. È un risparmiatore. No, tutti, con gli arbitrati, quello è il rimborso automatico se uno non vuol fare nemmeno l'arbitrato, se uno ha in mano carte con dei dati falsi. È chiaro che se la persona dice mi hanno fatto vendere e prende il dei titoli a reddito garantito, facciamo polemica almeno sapendo di cosa parliamo. Se uno va e dice io avevo dei titoli sicuri, mi hanno detto di venderli per comprare questi, quello sarà rimborsato. Quello sarà rimborsato perché è evidente. Deve fare l'arbitrato. Ho capito, in maniera automatica il decreto rimborsa l'80%. È una possibilità in più. Se io ho una carta falsa in mano, 30 secondi per lei, per Martone, 30. È chiaro che si dica anche questo. Una gravità incredibile.